cambia un po' posizione, gira le gambe. Cichissimo, in collaborazione con ItaliaFashionBloggers.com, ha creato un grande evento a tema giallo in cui hanno invitato le fashion blogger a caricare i loro outfit a tema giallo su cichissimo.it, che è una grande community in cui le ragazze traggono ispirazione l'una con l'altra, ed è per questo il motivo che abbiamo deciso di fare questo evento, perché è in atto una vera e propria rivoluzione in cui le ragazze si ispirano l'una con l'altra, quindi non più un'ispirazione che viene dall'alto soltanto dalle passerelle, ma anche dalla strada, le persone reali, fashioniste come noi. Ma nel 2012 ha ancora un senso la festa della donna? Assolutamente sì, sicuramente ha un significato culturale e storico da ricordare, ma anche un aspetto estremamente divertente per tutte noi donne, e per questo abbiamo voluto giocare con questi outfit in giallo caricati su cichissimo.it. Ma cichissimo.it viene invitato alle sfilate? Certo, viene invitata alle sfilate per raccontare con gli occhi di una persona normale, comune, una consumatrice, quello che è la moda, e raccontarla a persone proprio come noi. Irene, secondo te che differenza c'è tra la trendsetter odierna e la vecchia fashion victim? La fashion victim è una vittima della moda e quindi subisce tutte le influenze della moda. La trendsetter è quella che viene evidenziata su cichissimo.it, quindi è una persona che fa tendenza, che interpreta la moda secondo il suo gusto e crea nuove proposte di stile.